Ciao, io sono Alessandro Galeazzi, ho 29 anni, mi sono laureato presso l'Università di Padova in ICT for Internet Multimedia e in Communication Engineering presso la National Taiwan University. Dopo la laurea ho intrapreso il percorso di dottorato in Ingegneria dell'Informazione presso l'Università di Brescia all'interno del gruppo Advanced Networking System. Durante il mio dottorato ho studiato l'evoluzione del dibattito all'interno dei social media, in particolare come gli utenti si aggregano, interagiscono tra loro e qual è il ruolo di disinformazione, fake news e account automatici nell'influenzare questo dibattito. Usando un approccio basato sulle tracce digitali che gli utenti lasciano e sfruttando tecniche ricavate dalle reti complesse, ho stimato l'ideologia degli utenti riguardo ad argomenti complessi, ho ricostruito la loro rete di interazione e ho misurato le distanze ideologiche che ci sono tra i vari gruppi che si formano durante un dibattito. Nei miei studi ho dimostrato come gli utenti dei social media tendono a raggrupparsi in gruppi omogenei a seconda della loro opinione. E all'interno di questi gruppi l'opinione dominante viene rinforzata, mentre le opinioni dissonanti vengono ignorate. Questo crea degli ambienti molto fertili per la proliferazione di disinformazione e fake news. Questi risultati possono essere utilizzati sia dalle aziende proprietarie dei social media che dagli enti regolatori statali per il design di algoritmi e policy volte a ridurre la polarizzazione del dibattito online, che è un fattore determinante per la proliferazione di disinformazione e fake news dannose, potenzialmente dannose per la società.